Ciao, benvenuto nuovamente a questa nuova puntata, una nuova lezione, dove volevo farti vedere un po' di trucchetti riguardanti le scale da usare sugli accordi, quelli di tipo di diciottesima, diciassettesima eccedente, sedicesima bemolle, quindicesima al basso, quattordicesima di passaggio, quarta parte, terza minore, capito? Sono quel tipo di scale usate molto nel jazz, che però fondamentalmente sono anche molto semplici, non ci vuole un cazzo a fare. Allora, partiamo da una. Innanzitutto devi usare il metronomo, lo sai, no? Questo è un metronomo, vedi? Questo qua scandisce il tempo, lui proprio è molto preciso, no? Fa così. Ta ta ta, cioè ta 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 ta. E tu devi contare 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Aspetta, far sentire un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E quindi facciamo la scala. La scala di diciottesima, in questo caso l'accordo di diciottesima, quando è una sostituzione della fondamentale, diciamo diminuita, quella un po' più bassa, tu ci fai una scala mezzo tono sopra. Capito? Per esempio, tu hai un Fa, metti una scala di Do, a tempo però, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porca puttana, bene, do, re, fa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tro, 1. Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Capito? Cioè, quindi questa scala, che è fatta a due ottave, adesso l'ho fatta un po' veloce, ma se tu la fai lentamente, cioè seguendo il metronomo, cioè, non so che cazzo c'ha oggi, vabbè, 1, 2, boh, non so, non capisco, forse boh, c'è qualcosa che non va, però sono un po' fuori tempo. Ecco, ora ci siamo. Ok, quindi questo è un 4 quarti semplicissimo, no? Se tu devi fare la scala di Do, parti dal Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. No, quindi la fai veloce. Discendente la fai invece in maniera armonica, perché parlando di accordi di diciottesima, devi fare le cose, cioè devi un po' sostituire, cioè forse no, aspetta che spero sto cazzo di orologio di merda qua, sto coso qua. Allora, questo è un metronomo, poi ve lo comprate, ve lo usate voi, perché io veramente, cioè, quando è un casino questa roba qua. Vabbè, niente, comunque volevo un po' illustrarti velocemente l'argomento, ma chiaramente va approfondito. Qua stiamo parlando di studi di armonia, quindi qua siamo almeno su 20 anni circa di studio, 8 ore al giorno. Quindi, cioè, è un argomento complesso che va affrontato con un po' attenzione, meticolosamente, bisogna andare a vedere punto per punto le scale, come ti ho fatto vedere la scala di Do, no? Do, vabbè, capito? La scala di Do. Allora, Do diciottesima, diciassettesima al basso, sedicesima di minore, quarta di passaggio. A parte la quarta, la fai dopo. Ok? Quindi studia un po' questo concetto qua. Fatti anche degli esercizi di salti di ottava. Capito, robe scalare, vai a scalare, vai sempre indietro, poi vai in su, cioè fai un po' tutte le cose che servono per, come dire, per imparare a muoversi sul manico. Come vedi, cioè io che lo faccio perché lo
lo pratico da un sacco di tempo, capito? Quindi, vabbè, dai, ti faccio un'altra lezione fatta bene. Ti faccio una lezione. Oggi ti volevo un po' introdurre nell'argomento, no? Ti ho un po' confuso le idee. Sei un po' confuso. Niente, se ti è piaciuto, chiaramente il video, fammi non mettere like perché lo sai che non mi interessa un cazzo. Una donazione va sempre bene, come ti dicevo, anche una fornitura di shampoo della Johnson & Johnson e bagnoschiuma, quello scegli tu. L'importante è che non sia la mela che mi sta sul cazzo. Boh, se invece riesci a fare un bonifico è meglio, diciamo. Tu scrivimi sempre su Facebook e insomma, poi ci mettiamo in contatto e ti spiego cosa. Bene, dai, allora ti faccio la lezione apposta. Ci sentiamo poi alla prossima puntata, che la faccio settimana prossima, e ti spiego tutti gli accordi del 18esimo. Va bene, ti saluto, ciao, spacchi frate.